Ciao, buon martedì e benvenuti a questo appuntamento di Disegnami una pecora con le carte di Facilitiamoci che faranno da traccia per l'improvvisazione di un racconto che avrà come personaggio uno dei disegni delle carte di Dixit. Vediamo un po' quali strumenti possiamo prendere fuori per parlare meglio con le persone, trovare un numero di conflitti da poter utilizzare come opportunità o anche solo avere un modo diverso per giocare e stare insieme. Ho gradito il ritorno della carta improvvisazione che nel testo delle ragazze di Facilitiamo, cioè, insomma, delle tre dottoresse, altro che ragazze. È scritto da Mavi Gianni, che è una grandissima maestra bolognese di improvvisazione. Quindi questo ritorno qui della carta improvvisazione, faccio un piccolo riassunto, insomma, l'improvvisazione ci permette di mettere in scena sempre un dono diverso, di restare flessibili, di restare pronti a trovare soluzioni alternative, accogliendo quello che ci viene proposto, facendo in modo che co-creiamo la realtà che rappresentiamo. Quindi l'ho presentata subito, però di solito noi utilizziamo la carta di fondo mazzo, che in questo caso è gli accordi di base, per trovarci una frase che un po' ci accompagni durante il resto del racconto. E come dice la saggezza popolare, patti chiari, amicizia lunga. Quindi gli accordi di base. Questa è interessante. Chissà quale immagine poi si andrà associando. E come altri strumenti, questo è carinissimo, già come immagine. Allora, abbiamo la giraffa e questo qua che gli abbaia addosso. Cosa pensa? Cosa dovrebbe fare la giraffa? Au, 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 scappa, se ne va? No, e questa è la carta, una carta testa, ed è della comunicazione empatica. Cioè, guardiamo qua, se non c'è un po' di empatia, questi due non si parleranno mai. È una comunicazione che punta a essere non violenta. È un linguaggio, il linguaggio della giraffa che parla. Con il cuore, un ascolto profondo, insomma, prima che le cose dalla testa arrivino al cuore e viceversa, c'è un sacco di strade. Ed è un modo che non critica, non dà torto o ragione, appunto, non si va in termini di acceso, spento, pro, contro, ma si trova un modo di comunicare nonostante delle profonde differenze. Magari utilizzando questa carta energia, che è questo strumento. Che è l'osservazione. Allora, non si osserva soltanto con gli occhi. Qui ovviamente è per renderla lampante questa immagine con la lente di ingrandimento. Però molte dinamiche di gruppo si muovono sul livello che non è proprio evidente al primo sguardo. È più che altro qualcosa che si svela solo se osserviamo con attenzione, se ci lasciamo veramente fuori dai giudizi di valore, tutto quanto deve essere graniticamente parte di quelli che sono i nostri valori, altrimenti io con quello non ci parlo. Ecco, questo difetto personalmente ce l'avevo, me lo sono portato più o meno fino ai 20 anni e un po' più in là. Tutte le persone fumatrici per me erano degli idioti patentati, delle persone che era assolutamente inutile ascoltarli. Se lo sai che il fumo fa male, ma perché ti stai intossicando? Ecco, avrei tranciato di netto qualsiasi conversazione. Poi mi sono chiesta, non è che il mio pregiudizio è più grande del suo difetto? Beh, se ci sono arrivata a 15 anni, cambio facendo poi si può migliorare e ci insomma, osserviamo, osservazione. E questo qui è un vero e proprio gioco, l'Oasis Game. Andate qui, questo grigio, questo nulla assoluto, 7 passi per recuperare spazi abbandonati, inutilizzati. Come? Con lo sguardo apprezzativo, con l'affetto, con il cambiamento, la cura del sogno comune, l'azione cooperativa e soprattutto la celebrazione. Oh, guarda, siamo riusciti a creare questo spazietto e mettere 3 palme. Ma che volevamo fare? Chissà che 3 palme! Cominciamo ad annaffiare queste 3 palme. E poi la rievoluzione, un nuovo ciclo, nuove possibilità. Questi sono passi, sono strumenti per chi lavora dove c'è il nulla assoluto, o dove ci sono degli spazi da riqualificare, ma a volte anche casa nostra è da riqualificare. Le relazioni domestiche sono da riqualificare. Allora creiamoci questa oasi, costruiamola. Guardiamo con sguardo apprezzativo le persone che stanno intorno a noi, che stanno vicino a noi. E allora proviamo a vedere
come proviamo a mettere queste cose tutte insieme in un unico racconto, che è un po' la mission di Disegnami una pecora. Sempre il dado simpatico a 12 facce, però mi piace questo. Ehi, dove vai? Dove sta? Beh, amico, non si fa vedere. Amico, eccolo qua. Oh, lè, ce l'abbiamo fatta. 6. 6, quindi la sesta carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, aspetta, devo guardarla anch'io un attimino. No, vabbè, spaziale. Perché le carte di Dixit sono tutte meravigliose. Adesso facciamo il panchetto, la diamo alla bimba. Eccola, vai Rossella, tocca a te. Questa è una delle bambole che finora non ha recitato affatto, se non giusto la presentazione, almeno fra il mio teatro degli oggetti. Aspetta, me la riguardo, è bellissima sta cosa. Mi è stata regalata come dono di laurea dalla pasticceria della mia città. È stato un dono veramente graditissimo. Poi è rossa, guardala qui, è simpatica. Allora, ve la faccio vedere leggermente più da vicino. Dai, Rossella, avvicinala. Allora, abbiamo questo zuccherino un po' dato da brodo, guardarlo bene, blu, la luna che si specchia in una tazza da tè, e lassù in fondo, guarda, dai, bellino. Si è disegnato un razzo. Bellissima. E come facciamo? Come fa questa tazzina a diventare protagonista di un racconto? Basta chiedere il disegno della pecora e eccoci qui. Guardava e riguardava bene. Ero riuscita a contenerla dentro di me. Sì, sono una semplice tazzina, una delle tante porcellane che puoi trovare nella credenza della nonna o in quella della zia di tanto tempo fa, ma anche a un'appassionata di vintage. Sì, mi trovo qui e sono una delle poche tazzine completa di piattino. E oggi ci sono riuscita. Sono riuscita a contenere dentro di me un riflesso di luna. E questo spazio di meraviglia che si è creato con un riflesso. Beh, chi sta bevendo, sorseggiando il tè in questo momento si sta concedendo tutta la calma possibile, tanto che non sta continuando a sorseggiare il tè, ma ha lasciato lì il tempo per poter fare in modo che la bevanda si fermasse in quiete totale e mi consentisse di riflettere quello che dalla finestra lei non riesce a vedere. È lì con il suo zuccherino che rimane ancora incartato, eppure ha una gran voglia di sognare, di diventare un astronauta che affianca una sarta. Che cosa ci stanno a dire un astronauta e una sarta? Beh, magari è proprio l'occasione giusta per inventare una storia che sembra impossibile, ma diventa realtà. Perché ogni sogno, per quanto assurdo può sembrare, può diventare una parte del nostro reale, semplicemente continuando a guardarci con affetto, a fare in modo che il sogno venga curato e che ogni cambiamento abbia un tempo di quiete per essere osservato con gratitudine e gentilezza. Sono solo una tazzina da te, però se mi lasci con quiete, se consenti a te stessa, a te stesso, di far riflettere con calma quello che può essere solo un liquido scuro bevuto di fretta o per scaldarsi, vedrai che l'orizzonte che riflette va ben oltre le stelle e le lune e i cieli infiniti che hai sempre sognato e disegnato fino ad ora.